Bella a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Miroslav Klose versione SIF, cioè la versione 83. Attaccante tedesco della Lazio che riceve questa fantastica carta SIF grazie alla doppietta segnata contro il Palermo. Come prima cosa andiamo a vedere subito le statistiche sulla carta. Troviamo 83 numero, 72 velocità, 80 dribbling, 84 tiro, 31 difesa, 70 passaggio e 67 fisico. Rispetto alla sua versione non in form, cioè la versione 81, ha ricevuto un più 2 in velocità, più 8 in dribbling, più 7 in tiro, più 3 in difesa, più 7 passaggio e più 4 fisico. Ovviamente questi upgrade così alti sono anche dovuti alla presenza di una carta IF. Adesso però possiamo passare a vedere le statistiche in game. Il 72 di velocità diventa 73 accelerazione e 70 velocità scatto. L'accelerazione è un pro di questo giocatore perché davvero sembra molto di più. Infatti quando riceve magari un filtrante riesce a superare i difensori in accelerazione, però poi purtroppo molto spesso si fa recuperare perché la velocità scatto è abbastanza bassa. Stesso discorso fatto nella review della versione IF che vi ho portato qualche giorno fa. Passiamo adesso al dribbling. L'80 sulla carta diventa 70 agilità, 66 equilibrio, 84 riflessi, 85 contro la palla e 80 dribbling secco. Il dribbling è un altro pro di questo giocatore, mi è piaciuto davvero molto, anche se questi valori di agilità e equilibrio sono abbastanza bassi, ma l'85 di controllo palla è davvero una cosa fantastica e appunto grazie a questo il dribbling diventa un pro. L'unica cosa negativa è che purtroppo ha due stelle skill che sono l'unico punto di questo giocatore, però vabbè, di questo ne parleremo dopo. Passiamo adesso al tiro. 84 sulla carta che diventa 94 piazzamento, 93 finalizzazione, 82 potenza di tiro, 56 tiri dalla distanza, 85 tiri a volo e 88 calci di rigore. Il tiro è ovviamente un pro di questo giocatore, ma io l'ho diviso in finalizzazione 93, portate di assurdo, mentre poi il long shot. Non so perché a questo valore così basso, in game ne dimostra davvero molto di più, ma ha fatto anche dei bei gol da fuori area, come vedete qui nelle clip. Quindi finalizzazione ovviamente un pro e anche tiri dalla distanza nonostante abbia questo 56. Delle statistiche difensive non è che ci interessi molto, però va citato il 98 di velocità di testa, che è un valore fantastico, però come vi dico in ogni mia recensione non riesco a giocare di testa, però con Klose sono riuscito a fare un gol di testa ed è riuscito a avere un gol molto molto bello, ovviamente poi lo vedrete nelle clip. Passiamo adesso ai passaggi. Il 70 sulla carta diventa 70 visione, 71 cross, 55 visione su punizioni, 78 passaggi corti, 47 passaggi lunghi e 82 effetto. L'effetto, cioè il tiro a giro, è un valore abbastanza basso, infatti non l'ho inserito tra i pro, ma nemmeno nei control, comunque si può passare sopra perché ha una finalizzazione talmente alta che tirando normale farà comunque gol. Mentre invece i passaggi lunghi di 47 ovviamente sono qualcosa di abbastanza schifoso, però comunque non li inserisco tra i contro perché con Klose, diciamo, non è un giocatore con il quale poter fare passaggi. Klose è un giocatore che deve ricevere palla negli ultimi 20 metri e metterla sul fondo della rete, nel fondo della rete. Mentre invece il 55 di disposizione non è un valore così malaccio perché ho segnato anche una bella condizione con lui. Passiamo adesso al fisico. Il 67 sulla carta diventa 95 elevazione, 56 resistenza, 76 forza e 48 aggressività. Fisico abbastanza buono, però non lo inserito mentre poi niente contro, però comunque è un giocatore che non cade la prima spallata, però non è nemmeno quel giocatore che se ne va, che c'è, cioè che scarta magari tutta la difesa andando 6 di prepotenza. In più questo giocatore ha 4 stelle piede debole che sono indubbiamente un pro perché riesce a tirare senza problemi con entrambi i piedi, e poi come detto in precedenza ci ho messo 3 contro le 2 stelle skill. Nella recensione della versione IF ho detto che aveva questo problema, però non lo inserivo nei contro, però in realtà dato che il voto finale del video è stato 8, diciamo non mi andava di mettere 8 a un giocatore che poi non ha contro, perché alla fine Klose, c'è da dire, non è che ha tutti questi contro, perché ovviamente da Klose non si aspetta il 90 di velocità. È un giocatore che ho usato per la maggior parte per divertirsi oppure magari in una squadra secondaria, ma non in una squadra per andare a vincere la divisione 1. Adesso possiamo andare a fare un riepilogo tra pro e contro. Tra pro troviamo accelerazione, finalizzazione, dribbling, long shot, 4 stelle debole, 3 contro, 2 stelle skill. Il voto finale che ho dato è stato 8. Questo video può finire qui, vi invito a seguirci su tutti i nostri social, a seguirci sul nostro sito, e da Erco per Altimettimo e Fedele è tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!